Ciao a tutti, sono Campanale Stefano, veterano del GGD. Gioco a questo fantastico gioco quasi dalla sua uscita, diciamo 2004-2005. Sono un amante dei mazzi Cancer, setto 5 passo, è divertente giocare a Yu-Gi-Oh! La mia rubrica parlerà di carte costose, foil, la chiameremo poveranza. Ovvero, per favore ragazzi, giocate le carte che brillano. Cioè, anche se costano di più, sono più belle. Sono anche più forti. Tipo tifone foglie spacca due, tifone combo spacca le vostre. Ok, iniziamo. Passiamo alla profile di God Control, uno dei mazzi più forti del God Format, in quanto era molto molto versatile. Praticamente si salvava da qualsiasi situazione si beccasse contro in torneo. Il suo rivale principale è Chaos Turbo. Ovviamente questo è GOT Max Rarity, quindi le carte nella foilatura migliore e soprattutto, quando possibile, in prima edizione. Perché, come sappiamo tutti, le CP e le TP non esistono in prima. Passiamo ora alla profile. BLS, ovviamente carta più forte del formato, ribalta le partite, entra bannando Light and Dark, banna 1, attacca 2, fortissimo. MVP. Monocopia di Chaos Sorcerer, anche se God Control, a me piace giocarne una copia. Ovviamente da TP non giocate quelle stronzate common che sono imbarazzanti. Un Breaker, fortissimo, 1000-6000, quando entra spacca 1, Spell and Trap. La priorità è di mettere il segnalino, non di spaccare, quindi 1000-6, grossissimo. Monocopia di Arnett Parshat, molto comoda, soprattutto per attaccare i capri. Best, 1009 piercing damage. And draw one, che in God Control, ricordiamo, è molto molto importante il vantaggio carte, di tenersi la risorsa e non il down e poi forza riflessa posto. Una copia di Jinzu, carta fortissima perché le trappole erano tutte in monocopia, però cioè, c'era forza riflessa, torre iniziale, Ring of Destruction. Potrei giocarlo anche Secret in prima, ma cioè, volete metterlo? Ultimate, che noi non l'abbiamo purtroppo. Konami? Monocopia di Magical Merchant, ovviamente CP, ho giocato common perché la carta l'aggiunge dopo. È forte per andare in vantaggio risorsa e si spera di beccare qualcosa di decente e non millare BLS Sorcio per tifone spezialistico. Quanto è sinistro questo serpente? Penso la carta più bella, più forte, se esiste nel cimitero, si riprende in mano. Mono Reaper per stallare. Ci sta, non muore in battle, inoltre se riesce ad attaccare diretto, l'oppo scarta 1 e vantaggio carta, abbiamo detto, importantissimo. Un Knight Assaliant, è molto forte, se viene scartato puoi riprendere un mostro con effetto scopri dal cimitero alla mano. Purtroppo c'è gente che non giocava negli anni passati e non sa che Assalitore Notturno può riprendere anche se stesso. Assalitore Notturno, carta più contestata perché nel testo, che è il primo da CP, non c'è l'opzione di oltre questa carta. Lui si scarta e riprende se stesso. Quindi, Fulmine Voltex lo scarto e lo riprendo, anche se non c'è un altro mostro scopri. Io che giocavo a quei tempi si faceva così. Poi, nei formati da torneo si è deciso di togliere questa roba, però, come vedete, quella da CP dice così. Una dei Koichi, vabbè, Ultimate Pesco 2, fortissimo. DD Warrior Lady, ottima per togliere i pittoni grossi, poi 1500-1600, obese. Virus Infected Tribu, che è tornata anche da noi, però ha il vantaggio di God Format, che lui entrava e diceva priorità. Quindi, prima che l'oppo potesse fare Bottomless Torrenziale, tu potevi spaccare il tuo. Azura Priest, comoda contro i token, capro, pesto tutti, e poi 1700. Sangan, Search quello che voglio. Silent Force, touch personale, cioè chi può giocare allo spadaccino mistico, chi altra roba, si tributa in priorità, quindi l'avversario non può fare niente, morirà un mostro anche face down, molto forte. Tsuguyomi, ovviamente Ultimate, America, bellissime, carta più forte per battere Terra, Thousand Dancer Strike, e fare loop infiniti oppure tipo Copro, Nobiluomo dello Scambio, vanno PLS, e soprattutto molte molte carte nel formato hanno esattamente 1000 in difesa, quindi lei baitava un sacco. Doppio Mago della Fede, scopri, riprendi una magia che sono le più forti del gioco di quando è stato creato, la Santa Triade che vedremo tra poco. Passiamo alle magie, infatti, che è Carità Graziosa, due di meno,
e Anfora della Vita. Ovviamente Giarpo Ascensored, 2 di meno, pago 1000, scarto 2, P, Anfora della Vita, pesco 2, punto. Tifone Spaziale Mistico e Tempesta Potente come Spell Trap Removal, ovviamente la rarità, quella antica, quella forte, non comune, trovi ormai anche nelle patatine i tifoni. Sepoltura Prematura, pago 800, resuscito 1, fortissimo, se VLS evocato correttamente può resuscitare pure lui. E... Amandi di Isolde. Tra l'altro c'è anche la combo con Brionac che scarti uno e la riprendi in mano e la rifai, fortissima. Non il GOT? E perché Isolde è il GOT, no? Beh. Snatch Steel, rubo partite, ti rubo mostro, pesto, lo tributo, metamorfosi, cose. E la mandi di soldi perché è in equip. Due nobili uomo contro i mostri flip. Ovviamente, cioè, il più forte flip che c'era in GOT è Subterror Guru. Forti il mago della fede, tutti questi mostri qua devono morire malissimo. Due libro della luna, da CP, sì, ovviamente, costa come due favelas e mezza, luna. E però, ovviamente, essendo da CP, fa tipo da Book of Eclipse. Settano anche l'oppo, fortissimo questo. L'oppo settato chiaramente non può dichiarare azioni, quindi deve passare il turno. Due capro espiatorio, RP, che costano più o meno quanto ogni offerta della chiesa le domeniche. Evoca quattro capri indistruttibili in battaglia, 7000-7000, attaccano diretto, fortissimo. No, ovviamente comode per difendere, metamorfosi, insostituibile. GOT format. E metamorfosi per comprarsi l'altra parte della favelas, la CP. Serve a fare qualsiasi tipo di fusione, tramutando mostri. Ovviamente la combo più forte è evocare Maestro di Oz, facendo Snatch Steel su Maestro di Oz, metamorfosi Maestro di Oz, perché altrimenti non c'è un modo pratico e veloce per farlo. Combo del mazzo, ovviamente. Passiamo alle trappole. Le trappole più forti del formato: Call of the Hunted, Reborn 1, cioè cosa gli vuoi dire? Ring of Destruction con le bombe, quindi l'oppo prende il doppio dei danni. Questa ruba partite, fa pareggiare partite ormai perse o le vince partite perse, sempre giocarci attorno. Mirror Force, hai voluto fare il greedy? Torrential Tribute, idem. Fate troppo i gridi, altrimenti le risorse si perdono e in questo mazzo perdete anche la partita. Tornado di polvere, spacca una, sema torrenziale e per effetto voi settate Call of the Hunted e la attivate nel turno dopo successivamente. Ultima carta, doppia sicurezza armatura da CP, quindi prendete il mostro e lo sbattete in faccia all'oppo. È molto molto forte per battere BLS, stregoni, tutte carte grosse, di Warrior Lady, eccetera eccetera. Mi sento povero dopo questo. Ovviamente la rubrica si chiama Poveranza perché bisogna far sentire povere le persone e incentivarle a comprare carte CP, TP, queste qua, common, non servono a niente. Adesso vi facciamo vedere l'altra parte che vi serve per comprare una villa. E adesso facciamo uscire la bomba. Passiamo all'extra. Ai tempi di GOT era infinito. Il video non finirà più. Di conseguenza io ho scelto di portare solo alcune delle 47 triliardi di fusioni che si portavano. E però dal momento che DB ne vuole 15, ne ho portate solo un po'. Almeno le principali. Limite dai 1000 occhi. Questa più, vabbè, la poverata da CDF. Terra, ruba mostro, se l'equipa. Tu non puoi attaccare, non puoi cambiare posizione, quindi clip non fa, cioè... fai con un capro e metamorfosi, è troppo forte. La sua nemesi è Tsukuyomi, perché purtroppo lui può cambiare posizione, quindi lo copri, lo pesti e Tsukuyomi si becca Sakuretsu. Dark Walter the Terrible, livello 5, qua quando lo cali c'è il terrore negli occhi, perché lui è obbligato a negare le magie pagando 1000 e nega gli effetti dei mostri che spacca in battle, quindi si attacca Mago della Fede, nada. Dark Blade, se attacca fa danno, rimuovi fino a 3 e quindi Sorce e BLS lo prendono in deculo. Drago Mitraglia, ovviamente tutto altro metti in prima perché se altrimenti c'è qua. Drago Mitraglia, lanci 3 volte la moneta, ogni volta che c'è testa spacchi 1 per forza, quindi se sei costretto a spaccarti il Drago Mitraglia hai un Dark al cimitero per BLS. Fusionista, perché fusionista? Perché fai metamorfosi su Sangana di 1, è l'unica motivazione. Reaper of the Nightmare, OP, attacca diretto, scarta 1, indistruttibile in battle, cioè un bel paletto in culo. Fianskull Dragon, più o meno come Balter, solo che banalmente nega i flip, e se lo targetti con una trappola tipo Sakuretsu, lui si protegge.
Tanto l'extra infinito, mettiamo quello che vogliamo. Esattamente questo, cosa serve? A niente, però l'extra infinito. Mettiamo. Ryu Senshi, è questo la Nemesi perché lui nega le trappole pagando 1000 e quindi forza riflessa anda culo e negano le magie che lo targettano, quindi fanno snatch steal su di lui, non ha capito un cazzo del gioco, meno uno secco. Drago del fuoco nero, cosa serve? Ah, ha un cazzo, e serve a fare metamorfosi, avere un dark al cimitero perché hai briccato e ti serve. Drago millenario, perché? Perché no? Giustamente. C'è lo secret in prima, caccialo. Dai, facciamo uscire la bomba. E le bombe sono ovviamente i 4 token, no? Cioè, intendevi questa? No, voglio vedere il fatturato anno di Lorenzo Franzetti, dai. Allora, il fatturato anno prevede una carta che non c'è nel main, al momento che a me non piace giocarla, ma non perché non ce l'ho. Perché ho paura che me la inculino. No, bensì perché fa cagare. A me questa carta non piace perché se l'ho a 0 carte in mano e tu la usi, gli ridai refill. Una cosa. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi siamo qui per un'informazione di servizio per informarvi che abbiamo questo nuovo sponsor. Il suo brand è Extimate Cards. Sicuramente lo conoscerete da tante di quelle volte che l'avete visto in giro. Siamo felicissimi di iniziare questo viaggio con lui. D'ora in poi, appunto, sui nostri video ci sarà il suo piccolo loghino, che è veramente bello, patriottico. E niente, spero che possa continuare per tutta la durata del nostro percorso e finché ci dà le carte più o meno gratis, a noi va bene. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Una Morphing Jar da TP2 valutata 9 da PSA che devo inviare a far gradare. Molto molto bella, come abbiamo detto è il fatturato anno di Lorenzo Franzetti, così come di tante persone che ci stanno guardando. Se... Speriamo di no, però. Io che se anno mi sparo nei coglioni. Se anno è un problema, ne siamo mensile. Di Lorenzo Franzetti. Viene sempre da noi in Ferrari, no? Non c'era Lamborghini l'altra volta, sì, forse. L'altra volta aveva, sì, sì. Diciamo che questa è un'assicurazione, una bella vacanza, una macchinina. Al momento sta sui 4K e mezzo. Io la pagai 450 ai tempi. Direi che ho fatto un investimento interessante. Godetevela un attimo. Intanto sto parlando video, comunque video. Spero che la profile vi sia piaciuta. Spero che comprerete delle carte decenti e che quando vi vedo giocare GOAT non mi tirerete fuori delle common, ma almeno una CP a mazzo. Non chiedo tanto, ragazzi. Scrivete nei commenti quante CP nel mazzo avete. Quanti soldi non avete. Quanti soldi non avete per le CP e le TP. E che lavoro fate, soprattutto. Se siete banchiere e non avete le CP e non avete capito niente problema di questo gioco di figurine. Certo. Alla prossima con la rubrica Poveranza, in cui mostreremo altre carte dal valore minimo di 40 euro, perché sennò che cazzo ci stiamo a fare sta rubrica. Esatto. E dai, ragazzi. Esattamente.